Il rinnovo del contratto di servizio per la gestione dell'igiene urbana della città di Foggia stipulato con AMIU Puglia o la proroga tecnica saranno al centro del tavolo tecnico con le segreterie provinciali del comparto igiene ambientale formalizzata dall'UGL Partecipate Servizi Ambientali e inviata al presidente e al dirigente tecnico dell'AMIU Puglia. Un tavolo tecnico che servirà soprattutto per valutare un nuovo piano industriale. Alcune settimane fa in prefettura, alla presenza dei commissari di AMIU Puglia e delle organizzazioni sindacali, si è svolto un vertice nel corso del quale AMIU si era impegnata a presentare un nuovo piano con il contributo del CONAI e l'analisi dei costi da sottoporre alla commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia, ente subentrato nella compagine societaria della SPA il 16 maggio del 2014 tramite l'acquisizione del 21,87% delle quote. Il prefetto avrebbe demandato all'azienda il mantenimento delle relazioni sindacali per discutere del piano del futuro dei lavoratori del servizio. E proprio sulla scorta di queste indicazioni Antonio Papa, responsabile provinciale UGL PSA Foggia, ha sollecitato la convocazione e ha messo in copia anche il prefetto, oltre ai responsabili provinciali delle organizzazioni del comparto igiene ambientale dei vari sindacati. Il nuovo piano industriale dovrebbe rappresentare la base su cui valutare la prosecuzione della gestione. Ci sono alcune indiscrezioni sulla possibile formula, 6 più 6, il tempo tecnico per un'eventuale gara o un contratto di 3 anni o al massimo di 5. Il sindacato, visti i tempi ristretti a disposizione e data la delicatezza della materia da trattare, con le inevitabili ripercussioni sulla qualità della vita e la salubrità dell'ambiente per tutti i cittadini, nonché sulla definizione della TARI 2002, confida in una convocazione a stretto giro. Le innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che si vorranno prendere in considerazione con il nuovo piano industriale e le modifiche al servizio di gestione rifiuti che si vorranno proporre, spiega ancora Antonio Papa, non possono prescindere da un'attenta valutazione e condivisione da parte dei lavoratori attraverso le proprie rappresentanze sindacali.